Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con una nuova classifica per proporvi quelli che secondo me sono 5 ottimi giochi che potreste giocare in alternativa alla serie di Dark Souls o volendo a Bloodborne, insomma ai Souls-like più famosi. E vorrei cominciare con Titan Souls, gioco uscito nel 2015, gioco che vi ho proposto sul canale un po' di tempo fa, gioco che considero uno tra i Souls-like più belli che siano stati realizzati, nonostante una veste grafica molto minimal, perché parliamo di un gioco in 2D, di un gioco molto pixelloso, di un gioco in cui l'obiettivo è essenzialmente quello di confrontarsi contro enormi titani, potendo contare solamente su pochissime risorse, e in particolare su un arco e una singola freccia. È un gioco in cui vige un po' il concetto di one shot one kill, ovvero si muore con un colpo e solitamente si elimina il titano di turno con un singolo colpo ben piazzato al suo punto debole, ma in generale è un Souls-like che mette veramente a dura prova le vostre abilità e, cosa ancora più importante, a dura prova la vostra sopportazione psicologica. È tra i Souls-like più tosti che abbia provato, per cui nel caso in cui decidiate di avvicinarvi a questo prodotto siate ben consapevoli che vi farà sclerare, forse più di quanto vi abbia fatto sclerare anche lo stesso Dark Souls. Un altro Souls-like di altissima qualità è poi Salt and Sanctuary, un prodotto ben più noto del precedente Titan Souls, un prodotto che ha molti punti in comune con la serie di Dark Souls, primo fra tutti un level design molto intricato e articolato che vi permetterà di scoprire innumerevoli segreti nel corso dell'esplorazione. È un gioco che propone tantissime boss fight, è un gioco che vi metterà veramente a durissima prova in più di un'occasione, un gioco che richiederà grandissimo impegno da parte vostra, fermo restando che le soddisfazioni però non saranno di certo poche, perché al di là del tipo di personaggio che sceglierete fra varie classi disponibili con tantissime skill a disposizione, diciamo che l'esperienza si rivelerà comunque molto molto appagante lungo tutto il corso di un'avventura che vi porterà via almeno 10-15 ore. Il terzo gioco che vi propongo è poi forse, anzi sicuramente meno noto di Salt and Sanctuary, perché parliamo di Dark Mouse, un action RPG in cui il protagonista, come suggerisce il suo stesso nome, è un topo che si trova in un mondo veramente ricco di pericoli e in cui dovrà, suo malgrado, combattere contro innumerevoli atrocità. Il nostro eroico topo dovrà armarsi di armi differenti, potrà usare la magia, insomma, esattamente come in Dark Souls potrà eseguire tutta una serie di azioni e potrà sfruttare anche diversi incantesimi, avendo come obiettivo quello di completare tutta una serie di missioni primarie e secondarie che metteranno a durissima prova la sua sopravvivenza. È un gioco graficamente molto particolare, è un gioco che a livello concettuale di gameplay calca quasi perfettamente la serie di Dark Souls, ma vi assicuro che nonostante questo contesto un po' surreale, questo contesto un po' particolare, vi divertirà molto più di quanto non immaginiate. Un'altra valida alternativa alla serie di Dark Souls è poi The Surge, un gioco che a differenza dei suoi predecessori in questa classifica propone un contesto futuristico e di conseguenza molto diverso da quello a cui siamo normalmente abituati per quanto riguarda i Souls-like. Qui non ci sono cose che ricordino il mondo fantasy o medievale, ma tutto si basa su dispositivi futuristici, ci sono i robot, ci sono armi particolari e, cosa ancora più importante, il sistema di combattimento si basa sullo smembramento. Desiderate l'arma di un avversario, non dovrete far altro che tagliare l'arto che la mantiene e che la sorregge, per cui diciamo che da questo punto di vista le dinamiche sono sì in linea con i vari Souls-like, ma c'è anche qualcosa di unico e originale che lo differenzia parecchio dagli altri Souls-like. E per finire un indie, questo Immortal Planet, uscito da pochissimo, un gioco di cui si parla oggettivamente poco perché non viene sviluppato da una grande compagnia ma da un piccolo studio di sviluppo, un Souls-like veramente vecchia scuola, ma non per questo poco interessante, perché sì, è un prodotto forse poco frenetico rispetto agli altri Souls-like che vi ho proposto oggi, ma non per questo non vi regalerà grandi soddisfazioni. È un gioco molto tattico, il Souls-like più tattico, più ragionato forse fra quelli che avete visto quest'oggi, un Souls-like che risulta molto molto complicato. Molto complicato perché il sistema di combattimento è brutale e spietato, non si possono commettere quasi mai errori, perché un errore
come nella più bella tradizione dei Souls, si traduce quasi sempre in una morte drammatica. È un gioco che vi metterà a durissima prova, ma è un gioco che vi regalerà anche grandi, grandi soddisfazioni se saprete dedicargli il giusto tempo e avrete la pazienza di superare una fase iniziale che risulterà forse un po' più lenta rispetto a quella offerta da tanti altri Souls-like. Detto questo, ragazzi, la mia classifica relativa alle alternative alla serie di Dark Souls si chiude qua, ma ovviamente sono aperto alle vostre proposte. Fatemi sapere se secondo voi qualche gioco avrebbe meritato di entrare in questa classifica o se anche voi siete d'accordo con me. Detto ciò, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao, ragazzi.